Questo libro è dedicato a Mario Rigoni Stern. Ho cercato di raccontare la storia di quest'uomo che è uno dei più importanti narratori del nostro Novecento. E come racconta il suo amico Primo Levi, ha attraversato le peggiori tragedie del Novecento, la guerra su tre fronti, Alpi occidentali, fronte greco-albanese, Russia, la ritirata di Russia del gennaio del 1943. E poi 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi per aver detto no a chi voleva arruolarlo nella Repubblica di Mussolini. E qui siamo proprio nell'ultimo lager di Rigoni Stern. È stato qui prigioniero dal luglio del 1944 ai primi di aprile del 1945 e poi ce l'ha fatta a tornare in Italia. Nel suo altipiano, nell'altipiano dei sette comuni da dove era partito, e da lì ha vissuto una vita immerso nella natura, in sintonia con la natura, in linea con quanto diceva il poeta Giacomo Leopardi nel suo saggio Zibaldone di pensieri. Diceva: l'uomo che non difende la natura, che non la protegge, taglia le radici del proprio futuro. E quindi ecco, abbiamo una vita vissuta tra guerra e poi natura nell'altipiano. E poi è diventato uno scrittore, Sergente della Neve, un libro conosciuto in tutto il mondo, e ha continuato a scrivere fino alla fine dei suoi giorni, Storia di Tende, L'ultima partita a carte, Stagione di Giacomo, Stagioni. È un autore dalla scrittura chiara, pulita e nello stesso tempo ricca di vocaboli. E poi la tensione etica, ecco, l'etica civile lo accomuna ai suoi due grandi amici Nuto Revelli e Primo Levi. E sono un esempio per i giovani. Lui diceva: è importante avere il coraggio di dire no, è molto più difficile dire no che sì. E di fronte all'ingiustizia, al perdere tempo, alla distruzione dell'ambiente a cui stiamo assistendo continuamente, anche in questo momento, per i giovani è importante saper dire di no e fare qualcosa, non perdere tempo in cose futili, altrimenti diceva: ragazzi, quando sarete vecchi rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto.